Jimian, metro 1787. Il meteo non è eccezionale, pioviggina, ma qui inizia la nostra salita alla Tersiva. Speriamo in un miglioramento. Dando le spalle alla Valle di Con, ci addentriamo per prima cosa nel lungo vallone di Grosson, che percorreremo quasi per intero. Superata l'Alpe Grosone inferiore, la valle curva a destra e appare finalmente sullo sfondo la nostra meta. Le condizioni meteo si mantengono ancora piuttosto incerte. Prima del fondo del vallone lasciamo il sentiero principale, che prosegue verso i laghi d'Orère e il passo d'Invernieu, e deviamo verso sinistra per intercettare il sentiero sovrastante, inizialmente poco visibile. Poco dopo la traccia a terra appare più chiara e punta in direzione di una bella cascata. Superata la quota della cascata, giungiamo sul pianoro detritico alla base del ghiacciaio del Tessonet, dove possiamo decidere quale via seguire per la salita alla vetta. Ma scusa, ma il ghiacciaio dove ti porta? Ti porta la cresta, sicuramente sembra più facile. L'unico pezzo delicato, secondo me, è quello. Le condizioni del ghiacciaio sembrano buone. Decidiamo quindi di risalirlo per raggiungere un canalino nevoso che precede il colle della Tersiva. I crepacci non penso che ce ne siano. Ci manteniamo sulla morena per quanto possibile, finché non è indispensabile attaccare il ghiacciaio. La neve che lo ricopre non è durissima, ma la consistenza è ancora buona. Non ci sono crepacci visibili, ma nemmeno tracce di passaggio. La pendenza aumenta con la quota finché non usciamo dal ghiacciaio e affrontiamo il pendio detritico che ci porterà al colle. A tratti spunta anche il sole, ma il vento va rinforzando. Arrivati al colle della Tersiva, ci troviamo immersi nelle nuvole e il vento è teso. Solo un'ultima ripida pietraia, parzialmente innevata, ci separa dalla vetta. Prima dell'arrivo in vetta, fortunatamente le nubi si aprono, almeno sul versante da cui proveniamo, grazie al vento che le mantiene confinate sul lato est. I ramponi ci accompagnano ancora per superare l'ultimo nevaio, davvero piuttosto ripido. E infine è vetta. Bella lì. Ragazzi, grandi. Bella lì. Il panorama, come previsto, è fortemente limitato, ma ognuno può comunque festeggiare a modo suo. Data benedetta da Papa Giovanni Paolo II, 21894, a Cogne, qui collocata. In soluzione di quella retta, le mano sagrega distrusse.
le firme sul libro di vetta sono una tradizione. Vento e freddo sono sopportabili, comunque ben presto inizia la discesa. Proveremo ad evitare i nevai e a mantenerci sulla parte detritica del pendio. Raggiunto con successo il colle senza toccare la neve, scendiamo verso valle mantenendoci più alti del ghiacciaio, ma incontrando comunque qualche grosso nevaio. Raggiunto il lago terminale, la parte più impegnativa della discesa può dirsi conclusa. Superiamo il bivacco Mugia-Glarey mentre il cielo sembra finalmente aprirsi. La Tersiva è sempre più lontana, mentre attraversiamo ampi prati fioriti e poi i grandi pascoli degli alpeggi sottostanti. La discesa, accompagnata dal corso del torrente Grosan, è decisamente lunga. Il ritorno a Gimian conclude la lunga escursione.